and that's going. One credit and start to play. Sedicesimo capitolo del brand, Atelier Shally, Alchemist of the Dusk Sea conclude la seconda trilogia su PS3. Gust ci presenta due protagoniste, Shallister e Charlotte, le cui vicende si intrecceranno nel villaggio di Stellard, l'ultimo avamposto rimasto abitato nel deserto noto come Mare del Crepuscolo. All'inizio del gioco potremo scegliere quale delle due Shally eleggere la protagonista. Entrambe sono avventuriere ed alchimiste, ma le loro storie convergeranno solo dopo diversi capitoli, rendendo dunque ciascuna esperienza in parte indipendente. L'avventura e l'alchimia, come sempre, saranno i due pilastri portanti del gameplay. La mappa del mondo è divisa in varie locazioni liberamente accessibili una volta sbloccate, ed esplorabili in lungo e in largo in cerca di ingredienti alchemici o di nemici da abbattere. Il combattimento è di tipo tradizionale e si svolge a turni con una coda di iniziativa variabile. Alcune forme d'attacco avranno un'area d'effetto ed in questo caso sarà importante la disposizione dei nemici sul campo. Particolarmente interessante è l'utilizzo dei personaggi di riserva, richiamabili in battaglia sia per effettuare delle combo sia per proteggere gli alleati. I personaggi lasciati in panchina recupereranno progressivamente i loro punti magia. Interessanti anche le meccaniche legate ai sistemi Break e Burst, da sfruttare per massimizzare i danni. L'alchimia consiste sostanzialmente nell'unire insieme vari oggetti per ottenere di nuovi, seguendo ricette talvolta specifiche, talvolta permissive. Variare gli ingredienti e sviluppare nuove abilità con l'esperienza permetterà di modificare le proprietà del risultato, ottenendo via via effetti migliori. Per proseguire nella trama dovrete svolgere in ogni capitolo alcuni compiti obbligatori più un certo numero di opzionali. A differenza dei precedenti 5 titoli, in Atelier Shally non dovrete fare i conti col tempo che passa. Questa decisione rende il gioco ed il sistema più godibili, sebbene tolga anche un po' di mordente. Sotto il profilo tecnico, Gust migliora ulteriormente il risultato ottenuto con Atelier Eschatology, introducendo tra l'altro l'inquadratura mobile nelle esplorazioni. Le animazioni rimangono molto semplici, ma dopo tutto non stiamo parlando di un gioco d'azione. Buono il sonoro, con variazioni gradevoli del medesimo tema e doppiaggi molto convincenti, specie in lingua originale. I testi saranno esclusivamente in inglese. Atelier Shally è un gioco ben strutturato, divertente e completo sotto il profilo alchemico. I neofiti sono ben supportati e le vecchie volpi troveranno nuova carne al fuoco. La storia è piuttosto lunga e la presenza di due protagoniste stimola a rigiocarla. Il capitolo, insomma, si candida al titolo di miglior atelier pubblicato su PS3. Il nostro voto è 8,5. Trovate la recensione completa, come sempre, su gamesurf.it.